Lucia Fiorentino, nata a San Giovanni Rotondo il 20 giugno 1889, da una modesta famiglia, ma ricca di un'intensa vita spirituale e adornata di carismi mistici, quando aveva solo 17 anni, come lei stessa ha testimoniato nei suoi scritti autobiografici, nel 1906 ebbe una visione immaginaria, come lei stessa la definì. Vidi nella visione un albero di smisurata grandezza, nell'atrio del nostro convento dei Cappuccini, e sentì una voce che mi diceva: questo è il simbolo di un'anima che ora è lontana e verrà qui. Padre Pio, al tempo della visione, non era ancora sacerdote, ma semplicemente uno studente di teologia di 19 anni presso il convento di Sant'Elia a Pianisi. Continua letteralmente il racconto della visione. Farà tanto bene in questo paese, sarà forte e radicato come quest'albero, e tutte le anime che verranno, sia di qui come da lontano, si rifugeranno all'ombra di questo albero e saranno liberate dal male. Ossia, chi verrà da questo degno sacerdote per averne lume e trovare perdono e rimedio alle proprie colpe, se si umilieranno, riceveranno consigli e frutti di vita eterna. La sua missione si estenderà per tutto il mondo e molti verranno a rifugiarsi all'ombra di questo mistico albero per avere frutti di grazia e di perdono. Quel grande albero era Padre Pio da Pietrelcina, che 10 anni dopo sarebbe arrivato in questa città. In memoria di questa visione, profezia, l'amministrazione comunale, i confratelli Cappuccini e tutta la comunità ecclesiale hanno pensato, in occasione del centenario dell'arrivo di San Pio a San Giovanni Rotondo, di rappresentare la propria gratitudine nella messa a dimora di un albero, di questo albero, in questa piazza, oggi denominata appunto Largo 28 luglio 1916. È questa la data che la provvidenza aveva stabilito per la realizzazione della visione di Lucia Fiorentino. Da questo luogo così simbolico cominciamo i nostri appuntamenti serali per prepararci alla festa liturgica di San Pio da Pietrelcina. Vieni consolatore, dona pace ed umiltà, acqua viva d'amore, questo cuore apriamo a te. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni su noi, Maranatha. Vieni su noi, vieni, vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni Spirito, scendi su di noi, scendi su di noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, carissimi giovani, illuminati dal dono dello Spirito, ci accingiamo a vivere questi giorni di lode e di ringraziamento per l'esempio fulgido di santità che l'umile frate di Pietrelcina offre alla Chiesa e all'umanità. Noi, che fisicamente abbiamo il privilegio di appartenere a questa porzione di terra e di Chiesa, segnata dal passaggio terreno di Padre Pio, uniti con tutti coloro che pregano con noi, attraverso la TV ed internet, specialmente i giovani, in queste sere che precedono la festa liturgica, viviamo questi appuntamenti con l'intenzione di chiedere la sua paterna intercessione
sul mondo intero, su tutti i devoti e figli spirituali e naturalmente su questa nostra città. Ascoltiamo ora la parola di Dio. Dal Vangelo di Marco. Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà. Che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde la propria anima? E che cosa potrebbe mai dare un uomo in cambio della propria anima? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi». Dagli scritti di Padre Pio. Non vi sgomenti la croce. La prova più certa dell'amore consiste nel patire per l'amato. E se un Dio per tanto amore soffrì tanto dolore, il dolore che si soffre per lui diviene amabile quanto l'amore. In alto dunque i cuori, pieni di fiducia in Dio solo, umiliamoci sotto la potente mano sua. Accettiamo di buon grado le tribolazioni a cui la pietà del Padre Celeste ci sottomette, affinché Egli ci esalti nel tempo della visita. Ogni nostra sollecitudine sia questa: amare Dio e a Lui piacere, senza curarci di tutto il resto, sapendo che Dio avrà cura di noi più di quanto si possa dire o immaginare. Oh, quanto è sublime e soave il dolce invito del Divin Maestro. Chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Seguiamo il Divin Maestro per l'erta del Calvario, carichi della nostra croce. Ringraziamolo e riteniamoci fortunati di tanto onore a noi fatto, sapendo che l'essere in croce con Gesù è atto sommamente più perfetto che contemplare solamente Gesù in croce. Fratelli e sorelle, carissimi ragazzi, che siete la vera ricchezza anche di questi appuntamenti, e vi dico subito il perché. Perché questo momento di preghiera è stato pensato in modo particolare per i giovani, coloro che sono qui, coloro che sono a casa, coloro che hanno 18 anni e coloro che hanno anche 80 anni. Perché la giovinezza non è semplicemente un dato anagrafico, la giovinezza è quella del cuore. E se siamo qui questa sera, se cominciamo questo percorso in onore verso la festa liturgica di Padre Pio, è perché, ecco, sentiamo questo dovere proprio nei confronti dei più giovani, dei giovani in assoluto. Prima di tutto voglio esprimere tutta la mia gioia perché siamo qua, quanto abbiamo sognato questo momento. Per due volte, mentre si avvicinava il mese di maggio, pensavamo nella nostra, un po' nei nostri limiti, che potevamo vivere ancora l'esperienza qui in piazza Europa. Eppure i bollettini che ogni giorno davano, le TV, le informazioni, ci facevano capire di volta in volta che la notte era ancora tutta da vivere. Forse oggi siamo all'inizio dell'alba, quindi siamo contenti di qualcosa di nuovo, di una ritrovata serenità. E quindi in qualche modo questa sera si sente proprio il profumo di maggio, se così posso esprimere, no, la mia gioia. E intanto il tema di quest'oggi è quello della croce. Vedete, se dovessimo cominciare a raccontare la storia di Padre Pio a San Giovanni Rotondo, la dobbiamo per forza raccontare da questo sogno, l'abbiamo ascoltato in questa nota introduttiva, di una ragazza di 17 anni.
Questa ragazza di 17 anni, di San Giovanni Rotondo, ha avuto l'onore per prima di ricevere quest'annunzio, proprio come la Madonna. Lei ha ricevuto nel sogno questo messaggio: verrà un frate e pianterà un albero, e quest'albero sarà visto da tutto il mondo. Tutto il mondo vorrà rifugiarsi, sentire all'ombra di quest'albero la bellezza della fede. E quest'albero è rappresentato da questo, credo che sia un leccio, io non me ne intendo, ma qui ci sono anche degli scout. È un leccio questo? Non lo so, lo diamo per leccio. Comunque è un bell'albero e spero che cresca sempre di più a ricordare questa verità. Lei aveva 17 anni e Padre Pio, come abbiamo ascoltato, aveva solo 19 anni. Era un ragazzo anche lui, non era ancora sacerdote. Eppure c'era già qualcuno, c'era un regista che si buttava avanti, che già pensava alle puntate che sarebbero arrivate per realizzare, potremmo dire, questo colossal, questo film straordinario che tutto il mondo vede e contempla. Ora, l'augurio è questo: prima di tutto che ciascuno di noi, per quanto giovane, possa credere in questi sogni, nei progetti che il Signore pone nella nostra vita come un seme. E poi, ecco, che la nostra croce non sia considerata come un legno morto, come un pezzo che in qualche modo appesantisce, come una sorta di maledizione che siamo chiamati a portare dentro di noi. No, la croce, il legno della croce, è un legno vivo ed è un legno che porta frutti, come quei progetti per i quali bisogna lavorare, sudare, dare il meglio di se stessi e che porta in sé tutte le soddisfazioni più belle che non solo l'umanità, ma soprattutto proprio la forza dello Spirito Santo che opera in noi può produrre. Così è accaduto per Padre Pio e così mi auguro possa accadere per ciascuno di voi. Come popolo redento invochiamo ora Dio nostro Padre, che nell'albero della croce ci ridona il frutto della vita in Cristo suo Figlio. Preghiamo insieme, diciamo: per il mistero della croce salvaci, Signore. Per questo mondo e per questa nostra generazione segnata da guerre, ingiustizie, malattie e povertà, il segno della croce possa essere accolto da tutti come annuncio di un amore che comprende e salva tutti. I cristiani siano testimoni di rispetto, giustizia e compassione per un mondo più fraterno. Preghiamo. Per il mistero della croce salvaci, Signore. Per i ragazzi e i giovani che hanno appena cominciato l'anno scolastico, l'impegno dello studio possa loro aprire la mente e il cuore per acquisire quelle competenze che permetteranno ai loro carismi e qualità innate di completarsi nella formazione e realizzare la propria vocazione. Preghiamo. Per il mistero della croce salvaci, Signore. Per i giovani segnati da sofferenze fisiche e morali, la croce di Cristo possa essere la risposta al grande enigma della propria sorte. Possano acquisire la consapevolezza di essere stati chiamati, come Padre Pio, a partecipare alle sofferenze del Signore per il bene dell'umanità. Preghiamo. Per la sua della croce, salvaci, o Signore. Per questa città, per i suoi governanti, per tutte le famiglie che la abitano e per tutti i pellegrini che hanno trovato, trovano e troveranno sollievo all'ombra del grande albero che qui ha piantato il Signore. Possano custodire nel cuore e tramandare alle nuove generazioni la gratitudine e la consapevolezza di questo grande privilegio. Preghiamo. Per il mistero della croce salvaci, o Signore. Padre, ricco di misericordia, che hai esaltato il tuo Figlio fatto obbediente fino alla morte, infondi in noi la forza dello Spirito, perché possiamo portare il peso e la gloria della croce. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ed ora ci rivolgiamo a Dio Padre con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. O Padre Santo, che hai sacrificato il tuo Figlio Gesù sull'altare della croce, imprimi nella nostra mente la sua dolorosa passione e sull'esempio di San Pio da Pietrelcina aiutaci a portare ogni giorno la nostra croce per partecipare alla gloria della sua risurrezione. Lui che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Prima della benedizione voglio semplicemente avvisarvi che il secondo appuntamento di preghiera sarà tenuto presso il cimitero, proprio dinanzi alla cappella che custodisce le spoglie mortali del papà, della mamma, di Padre Pio, di tanti figli spirituali, di tanti figli di questa amata città. Quindi ci rivediamo domani sera. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. Segnato del suo sangue, effigie della croce, nel corpo della Chiesa. Tu sai, buon Cireneo, cos'è nella tua carne compire i patimenti del nostro Salvatore. Tu sai, buon Cireneo, cos'è portare il peso che grava sulle spalle dei tanti tuoi fratelli. Immagine di Cristo, segnato del suo sangue, effigie della croce.